Guarda i video senza pubblicità e inizia il tuo percorso spirituale. Se analizziamo quali sono le direttive che porteranno alla formazione di un nuovo mondo, troviamo che esse possono essere ristrette essenzialmente a tre leggi e a tre principi. Leggi e principi ben studiati da un nostro maestro di cui dobbiamo rispettare l'incognito e a cui ci siamo ispirati per una parte del presente capitolo, per parte del terzo e per il capitolo quarto che poi vedremo. Ecco queste leggi e questi principi. Legge dei retti rapporti umani, basata sul principio della buona volontà. Legge della cooperazione al bene comune o dello sforzo di gruppo, basata sul principio della unanimità. Infine, legge dell'avvicinamento della realizzazione, basata sul principio della divinità essenziale. Vediamo le cose un po' più da vicino, senza peraltro estendere la nostra ricerca oltre i limiti della proposta di lavoro esoterico collettivo in loggia, che è lo scopo essenziale di questa pubblicazione. La prima legge. La legge dei retti rapporti umani scaturisce dalla constatazione che, volenti o nolenti, grazie ai mezzi di comunicazione moderni, dobbiamo convivere con 2.500 milioni di esseri umani, con i quali costituiamo un tutto unico. Tale convivenza è o sarà possibile solo attraverso lo stabilimento di relazioni e di rapporti giusti, ottenibili attraverso la buona volontà. Come giustamente scrive Cooley in The Social Process, la società è un complesso di forme e di processi, ognuno dei quali vive e si sviluppa in virtù dello scambio mutuo con gli altri, il tutto divenendo così unificato che ciò che avviene in una parte influenza tutto il resto. È un ampio tessuto di reciproca attività differenziato in innumerevoli sistemi, alcuni dei quali del tutto distinti, altri non facilmente decifrabili e tutti intessuti tra di loro ad un grado tale che se ne scorgono i diversi sistemi a seconda del punto di vista che viene assunto. Ma se è indispensabile l'applicazione della legge dei rapporti umani tra nazioni e tra blocchi di nazioni, esso lo è non di meno tra l'individuo e gli individui che costituiscono la vita giornaliera, il suo ambiente. Tale necessità è sempre più evidenziabile, anche se nell'attuale periodo di transizione certi contrasti possono dar luogo ad erronee interpretazioni. Anche se la scienza dei retti rapporti umani appare essere solo alla sua infanzia, mentre attivamente viene studiata attraverso la psicologia e la scienza sociale soprattutto, noi massoni, possiamo rivendicare una priorità nella sua scoperta e soprattutto nella sua applicazione tramite la divisa stessa dell'ordine, fratellanza, uguaglianza e libertà, poiché crediamo che nessun rapporto umano potrà mai essere stabilito senza l'ancoraggio qui sulla Terra e la pratica realizzazione di quanto viene insegnato nelle nostre officine. Anche sulla buona volontà occorre aggiungere qualche cosa, perché in genere si confonde con la disposizione d'animo, con un atteggiamento cortese, con una tolleranza verso le altrui insufficienze, eccetera. La buona volontà deve essere considerata come un principio, come un qualche cosa che fa da orientamento e direzione, che costituisce una scala di valori per le nostre azioni. La volontà indubbiamente è un'energia potentissima, spesso è usata a fini egoistici, utilitari, dannosi. Occorre riconoscere l'esistenza di questa energia
e determinare la sua direzione verso il bene, onde ottenere un effetto costruttivo e non distruttivo. Vediamo la seconda legge, la legge della cooperazione al bene comune, che è di facile comprensione per il massone abituato a lavorare in una loggia che rappresenta la fusione di più individui, così da costituire una entità vivente, il Tempio. I massoni sono i più idonei a comprendere che un gruppo, nazione, comunità, famiglia, qualsiasi tipo di comunità, è formato da entità separate che, mediante gli scambi interpersonali armonici, costituisce un'espressione unica composta di tutte quelle parti di cui ciascun essere umano è composto. Una unità direttiva intelligente, un aspetto qualitativo, anima per intenderci, un aspetto mentale, un aspetto emotivo e un aspetto fisico. Nell'avveniente età, il lavoro e la vita di gruppo avranno un'accentuazione sempre maggiore. E benché esistano delle dimostrazioni pratiche della deformazione e della degenerazione di questa legge in forme esteriori di uniformità obbligata, tuttavia saranno realizzati a tutti i livelli, comunità familiare, di lavoro, nazionale, sovranazionale, eccetera, quei presupposti per un'attività in gruppo basati sull'equilibrio tra i due fattori fondamentali che sono il valore dell'individuo e le modalità della sua integrazione nei gruppi veicolata, anziché su regolamenti esteriori obbligatori, da aspirazioni e proposito interiore. Il principio di unanimità sotto questo aspetto è la forza su cui potrà poggiare la legge e le possibilità della sua realizzazione. L'unanimità non è l'uniformità ed è cosa molto facile imporla ad un capo scaltro dandole l'apparenza dell'unisono. Unanimità significa identità di intenzione, anche se essa si esprime con forme, sforzi e campi di manifestazione differenti in rapporto ai diversi modi di vedere, di interpretare e di pensare. La legge della cooperazione al bene comune o dello sforzo di gruppo è assimilabile alla prima matrice indice di sviluppo dell'umanità che Siniscalchi elenca in un suo interessante studio. Leggiamo. La prima matrice indice che ci sembra di individuare è quella che potremmo definire tendenza al collettivo. E non ci sembra che questa tendenza debba essere contrastata. Essa appare rispondere ad un'esigenza reale della nostra società, ad un'esigenza cioè in stretta relazione con un possibile punto morto al quale si è pervenuti. Forse il termine collettivo potrà risultare a qualcuno poco accetto. Forse al concetto di collettività si preferirebbe quello di comunità. Eppure riteniamo che il carattere genuino di questa attuale tendenza nel nostro mondo sia da derivare dal primo piuttosto che dal secondo termine. Già a questa tendenza al collettivo si contrappone, come conseguenza negativa della crisi delle ideologie, l'insorgere sempre più evidente di una tecnostruttura nella società, con la quale si determina una concentrazione sempre maggiore delle possibilità di scelta. Tecnostruttura che dietro il mascheramento di una funzionalità spesso alienante e di una indebita estensione del concetto di prassi può solo alla fine ingenerare una spinta, una reazione verso la violenza e quindi verso il peggiore degli autoritarismi. Termina così il secondo punto, la seconda legge. E ora vediamo la terza.
che è la legge dell'avvicinamento o della realizzazione, basata sul principio della divinità essenziale. Ed anch'essa è assimilabile alla seconda e alla terza delle matrici indici indicate da Siniscalchi nello studio appena citato. Vediamo cosa scrive Siniscalchi. Una seconda matrice indice dei nostri giorni è forse quella della ricerca della valutazione del sacro. E quando si dice rivalutazione, si dice in fondo una nuova valutazione. L'uomo occidentale comincia, per ora in misura limitata a pochi gruppi, a mostrarsi stanco di una sistematica distruzione di ogni scala di valori. E cerca forse di trasferire in qualche punto all'infinito qualcuno dei risultati ancora positivi della sua opera. E però questa linea di tendenza può presentare intrinsecamente dei pericoli, ove il concetto di sacro finisse per mascherare nuove pretese di potere. Una terza, infine, per ora ultima matrice indice, vogliamo intravedere in questo nuovo nomadismo, in questo nomadismo cosmico dei nostri giorni e nella conseguente rinascita dell'archetipo dell'eroe conquistatore dell'ignoto. Anche qui si manifestano dei pericoli, uno soprattutto, quello cioè di delegare ad altri, secondo un meccanismo ben noto in psicologia, l'impegno di perenne e di progressiva conquista che deve essere sempre presente ad ogni uomo veramente degno di questo nome. In effetti, la legge dell'avvicinamento abbraccia un immenso campo, solo se si considera che tutto il processo evolutivo dell'uomo può essere considerato come una specie di avvicinamento graduale a livelli sempre più elevati di coscienza, che culminano nell'unione cosciente con il sé e con il grande architetto dell'universo, la suprema realtà universale. A presto con la quinta e, se non sbaglio, e ultima parte.